sicuramente nata dal fatto, dall'esigenza di voler fare un disco, quindi di dire ok, vogliamo fare il nostro primo disco, che è una cosa comunque importante per un artista. Significa che hai più consapevolezza della cosa che è intorno e di quello che vuoi comunicare. E il viaggio è stato molto molto naturale in realtà, cioè nel senso molto genuino, molto giusto, cioè nel senso volevamo descrivere delle cose, volevamo parlare di delle cose, volevamo comunicare delle cose anche tramite dei suoni nuovi, delle cose nuove, e lavorando è uscito fuori un po' il tutto. E sicuramente il collegamento alla parte 2 che c'è, ma è ovviamente ancora in lavorazione, però comunque cioè si sentirà, che non so come dire, che la stessa cosa ma è diversa, non so come dire, capito? Cioè sono... Senti, un titolo impegnativo, Cultura, certo. Italiana, come ti è venuto? Cultura Italiana è da qua, è dal 2020 penso che io voglio chiamare il mio primo disco Cultura Italiana, motivo per cui l'EP prima avevamo deciso di chiamarlo Cultura, ma non era ancora Cultura Italiana. E abbiamo deciso di chiamarlo così perché, come dire, Cultura Italiana è un po' l'unione della tradizione e dell'innovazione. Comunque cultura è paragonabile alla parola tradizione, specialmente in questo paese, siamo un paese molto... tradizionalista, molto... è un po' l'unione delle due cose per il modo che ho io di fare musica. Quindi per esempio all'interno della mia musica c'è sia la tradizione del fare le cose fatte bene, dell'attenzione, della cura al dettaglio, del... artigianale, sì, bella come parola, tantissimo. Sia allo stesso tempo l'innovazione nel portare qualcosa che non c'è, o che magari appunto, come può essere con tutti i viaggi che facciamo in America, andare in America e fare import ed export delle cose, ok? Quindi è un po' l'unione di queste cose qua, secondo me, cultura italiana. È una cultura italiana semplicemente evoluta, un 3.0, ecco. Sono sicuro che gli ascoltatori troveranno un disgaccio più maturo, sia come persona che che artisticamente, che con i contenuti che puoi trovare all'interno. Ho parlato molto di più di me, ho lasciato molto più spazio a me, ho imparato a matchare le cose stilose da dire con comunque un significato più pesante rispetto a quello che potevo dare prima, ok? Cioè diciamo che il fatto che i miei fan mi capiscano mi ha semplicemente dato modo di sentirmi ancora più tranquillo nel potermi aprire. Volume 1 e volume 2 in realtà è stata una scelta molto di... perché allora praticamente a maggio, come tutti sappiamo, escono tantissimi artisti, tantissimi prodotti, tantissima musica, e noi avremmo voluto in realtà prenderci uno slot che fosse in un momento, come dire, un po' più senza troppa altra musica. E il fatto di dividerlo in due parti secondo me è una cosa innovativa e bella, dal momento in cui esci due volte, quindi hai due volte l'attenzione da parte del pubblico. E poi oltre ciò siamo in un mondo dove comunque se tu fai uscire un prodotto di 16 tracce, i fan ascoltano 16 tracce, chi devi andare a prendere non ascolta 16 tracce, quindi il fatto di fare 8 e 8, 8 e 6, 8 e 7, 8 e 18, no, però ho capito quello che intendo, sicuramente è una scelta di poter far ascoltare tutte le tracce e poter far capire bene la traccia, cioè la linea che noi volevamo descrivere ai nostri fan, certo, sì. Ma anche se non ha tutti bene, comunque il fatto che i nostri fan possano dare importanza alle cose che sono veramente importanti, quindi che abbiano due blocchi per avere il giusto tempo per assimilare il primo e passare al secondo e fare lo stesso col secondo. Nel senso, è stato bello perché eravamo appunto in America e il tutto è nato in maniera molto naturale, molto particolare. Cioè nel senso, eravamo in America tutti e tre, ed è una cosa strana che fossimo nello stesso posto tutti e tre. Ah, casualmente? No, sì, casualmente, ah. Ma nella stessa casa, tra virgolette. Cioè è proprio stato assurdo quello. Abbiamo detto, boh raga, proviamo a fare un pezzo insieme. Abbiamo fatto un pezzo insieme ed è nato, penso, la collaborazione più alta della mia vita a livello proprio di artisticità e di spiritualità della cosa. Quindi sono proprio felice e fiero di aver fatto questo pezzo con loro. Un manifesto, una motivazione giornaliera da cui tu puoi prendere un qualcosa per arricchire il tuo bagaglio personale. Cioè nel senso, lo vedo un po' come un... se vuoi raggiungere quello che vuoi nella tua vita, gli obiettivi che vuoi, questa è la musica giusta che devi ascoltare. Quindi spero che questo pezzo qua, così come... cioè questo pezzo, scusate, questo album qua, così come la roba che avevamo fatto uscire prima, sia una motivazione per i ragazzi. Cioè che ascoltino qualcosa che dicono...
Cioè, lui ce l'ha fatta, cioè, ce l'ha fatta, però capito, sta prendendo quello che vuole, me lo sta dicendo, devo farlo anch'io. Tutti possiamo lasciare una traccia più profonda di quella che stiamo lasciando e secondo me parte da questo, cioè, per chi vuole capire, vuole prendere appunti, secondo me all'interno di questo disco può prenderne tanti, ci sono tanti spunti. Piedi per terra è importante, alle volte questo mondo qua ci tende un po' a distaccarci dalle cose importanti, nel correre dietro a cose che poi in realtà non sono così tanto importanti, ecco. Il mondo del, come dire, dell'inseguire quello che sbrilluccica, ma che poi magari non è così tanto importante. Sono felice di poter avere un'estate ricca lato live e cercheremo di portare sui grandi palchi lo show migliore che possiamo offrire, mentre invece ovviamente in discoteca invito tutti i miei fan a poter venire per far casino per le canzoni nuove e tutto, quindi i live è proprio la cosa che mi piace di più di questo lavoro, quindi invito i fan a venire ad un'esperienza, perché è veramente un'esperienza anche a chi non conosce e poi ovviamente di poter venire a vedere i concerti nei grandi palchi perché è proprio un'altra cosa, cioè sarà una bella emozione.